consideriamo che sia stata una riunione costruttiva. Il Presidente del Consiglio ha presentato delle ipotesi molto concrete che verranno probabilmente la prossima settimana inserite nel disegno di legge penale che verrà presentato in Consiglio dei Ministri, delle norme molto concrete, delle ipotesi molto concrete per garantire certezza ai tempi processuali, in coerenza con il principio a cui tutti noi teniamo del rispetto dell'articolo 111 della Costituzione della durata ragionevole dei processi. Proposte interessanti, alcune delle quali saranno valutate nel merito fin dalle prossime ore e dei prossimi giorni, però è aver messo al centro il tema della certezza dei tempi dei processi è davvero finalmente significativo. Contemporaneamente, sul tema della prescrizione, abbiamo registrato, dopo il confronto che c'è stato su questo tema nel corso della riunione, un significativo abbandono di rigidità, perché si è acceduto all'idea di inserire nel disegno di legge penale a cui abbiamo fatto riferimento anche delle norme che possano, all'interno della legge vigente sulla prescrizione, differenziare alcune posizioni dopo le sentenze di primo grado. Sono ipotesi di lavoro molto concrete, ma il fatto che finalmente se ne possa discutere noi lo consideriamo un passo in avanti. Come Partito Democratico, così pure le altre forze di maggioranza, valuteremo nel merito la proposta che su questa base il Ministro si è riservato di formulare, e io mi auguro, noi ci auguriamo che a questo punto queste cose si traducano in un disegno di legge che consenta un dibattito, un iter parlamentare assolutamente costruttivo e soprattutto un risultato, quello di una durata certa e ragionevole dei procedimenti. Ma questo azzera le proposte in Parlamento, le proposte di legge già in Parlamento? No, ma si è aperta obiettivamente stasera una fase nuova, una fase che è ancora da verificare concretamente, però sia come clima, come discussione, quindi diciamo quelle proposte rimangono, faranno il loro iter, ma stasera obiettivamente c'è stato un fatto nuovo, che non è un fatto definitivo, va verificato, però riteniamo che sia importante rilevarlo. Ma non abbinerete però la vostra proposta a quella delle cose? La proposta del Premier Conte riguarda la differenziazione tra assolti e condannati. È una delle ipotesi. E le altre quali sono? Beh, intanto è questa, poi il resto il Ministro ce le farà nel dettaglio. Grazie a voi. Grazie. Grazie.